calendario con 13 mesi. Qualcuno avrà già sentito parlare di questo argomento. Nelle mie ricerche ho trovato questo articolo dell'Evening Star di Washington del 31 maggio 1925 dove si legge: l'anno sarà di 13 mesi con inizio nel 1928. Non è che siano andati avanti con questo progetto, che da allora ogni tanto riaffiora, come qui, nel Washington Post in data recente del 4 novembre 2023, dove scrivono che il nostro calendario può sembrare un sistema fisso, ma le controversie sul calendario infuriano fin dall'inizio dei tempi. Il nostro calendario moderno iniziò nel 45 a.C., quando Giulio Cesare aggiunse i giorni bisestili al calendario romano per creare il calendario giuliano, che fu modificato circa 1500 anni dopo da Papa Gregorio VIII per creare il calendario gregoriano come lo conosciamo oggi. Nel primo articolo del 1925 invece si legge che la riforma del calendario più straordinario del mondo è stata fatta dall'imperatore Augusto, che spostò il 29 febbraio al 31 agosto per rendere fortunata la sua data di nascita. In realtà anche in questo articolo stavano cercando di creare un calendario regolare perenne. Se andiamo a vedere, Bloomberg, l'11 dicembre 2014, posta un articolo dal titolo «La morte e la vita del calendario di 13 mesi». Qui scrivono che esiste un movimento fin dal 1923 che ha creato la commissione speciale d'inchiesta sulla riforma del calendario, dove iniziarono ad accettare proposte. L'obiettivo era un sistema di cronometraggio perfettamente standardizzato e il comitato si concentrò rapidamente su un piano chiamato Calendario Fisso Internazionale. Mi sono posto questa domanda: perché? Voglio dire, ci mentono sulla storia, sulla medicina, sulla politica, sulla forma del nostro meraviglioso regno piano e anche sulla misurazione del tempo cronologico. Effettivamente qualcosa non va, perché ci sono mesi di 28, 29, 30 e 31 giorni. Certe feste come la Pasqua non cadono sempre lo stesso giorno dell'anno, a differenza di Natale o Capodanno o altre festività. Da piccoli bisognava imparare la filastrocca per ricordare il numero dei giorni del mese. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Sapete che ci sono diversi riferimenti anche nella Bibbia sui mesi. Se andate ad approfondire, scoprite che il calendario era formato da 13 cicli lunari di 28 giorni e anche i segni dello zodiaco erano 13. Fra lo scorpione e il sagittario si trova Ofiuco e lo scrivono anche su Wikipedia. Queste date si basano sul calendario di 13 mesi di 28 giorni con l'introduzione del mese undecimbre. Undecim in latino significa 11, mese che arriva dopo dicembre e prima di gennaio. Sapevate che la schiena della tartaruga ha 13 sezioni come quei 13 cicli lunari? Non è che il cambio di mesi è stata un'ulteriore manovra per sconnetterci dalla natura del nostro regno piano? David Strait parla di 13 mesi e spiega che il nostro calendario non è esatto. Si presume avesse 13 mesi di 28 giorni con il giorno della resurrezione, Pasqua, come giorno neutrale. Fanno 365 giorni. Secondo David Strait abbiamo anche 13 costellazioni, non 12. Il calendario che spiega dice che è molto simile al calendario Maya, oltre ad essere molto simile a diversi calendari antichi in sanscrito. In riferimento a Sept dice che corrisponde a 7, Aut significa 8, Nov significa 9, Del significa 10. Si suppone che questi siano stati il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo mese. Gennaio è l'undicesimo, febbraio il dodicesimo e marzo il tredicesimo. Quindi aprile è il primo mese. I bambini nascono il primo aprile, la Pasqua. Questo è l'inizio del nuovo anno, la primavera, quando spuntano i fiori, l'erba cresce, gli alberi mettono le foglie. Il primo giorno è il giorno neutrale, il giorno in cui ci si riposa e si festeggia la resurrezione, il nuovo inizio. Sempre David Strait dice che aprile è il primo mese. Ci hanno rubato un mese. Dov'è finito? Come si chiama? Il calendario gregoriano è quello fatto dall'uomo per tenerci lontani dal nostro ciclo naturale. E noi, se vibriamo a determinate frequenze, sappiamo che cosa è giusto.
Non abbiamo nemmeno bisogno di cercare, perché sappiamo, percepiamo, lo sentiamo attraverso il nostro corpo, il nostro spirito, nella nostra anima, e sappiamo cosa è giusto. Parlando di frequenze, David Strait dice che con i 60 Hz siamo sotto le grinfie di Satana da tanto tempo, perché questa è una frequenza satanica. Le frequenze a 432, 528 e 633 Hz sono energia per la nostra anima, l'energia che tiene insieme i minerali che formano il nostro corpo, un corpo che non è altro che polvere della terra, tenuto insieme dall'energia, dalla nostra anima. Se avete trovato il video interessante, mettete il like. Se ancora non lo siete, iscrivetevi a Canal 104 Plus e visitate il prestigioso Canal 104 Plus Telegram con cui collaboro. Grazie di aver guardato. Dino.